Buon pomeriggio a tutti, è un motivo di grande orgoglio essere qui oggi per la graduation ceremony del programma Virgilio, un progetto che ha avuto l'ambizione di inserire nel percorso di laurea di studenti in medicina, selezionati per la loro motivazione di voler spendere del tempo in aggiunta a tutto il percorso che la facoltà richiede, per portare a termine un'esperienza di contatto col mondo della ricerca, un contatto che fosse vitale all'interno dei laboratori, con le persone che la ricerca lo fanno. Tre università insieme, questo è un altro grande successo, importante successo, Università di Milano, Università Humanitas, Università Milano Bicocca e lo straordinario supporto, senza il quale non sarebbe stato possibile iniziare, della Fondazione Cariplo. Ci auguriamo di poter continuare perché questo è un progetto importante a fare in modo che gli studenti di medicina possano avvicinarsi alla ricerca e alla scienza. Oggi siamo qui a festeggiare i primi laureati del programma Virgilio. È un programma che prevede l'insegnamento di materie di ricerca nell'ambito del corso di medicina per studenti che si siano dimostrati particolarmente interessati a questo. Humanitas lanciò questo programma nel 2015 perché nel momento in cui abbiamo iniziato il corso di laurea di medicina in inglese ci siamo resi conto di come fornire agli studenti anche le basi e le tecnologie della ricerca biomedica fosse molto interessante. Credo che poi la partnership che abbiamo avuto con Bicocca e con Statale abbia ulteriormente rafforzato questo messaggio, quindi oggi credo che siamo qui a festeggiare i primi laureati di questo primo percorso triennale, speriamo che possa continuare, Fondazione Cariplo ci ha creduto, ci ha finanziato, spero che lo continui a fare perché credo che sia veramente un segno distintivo di questi tre atenei in tutto nell'interesse del Paese. È un percorso complesso che ha delle difficoltà oggettive, a cui si aggiungono anche delle difficoltà normative. Il programma che stiamo sviluppando non solo dimostra di essere in grado di produrre questo tipo di figure professionali e di rispondere in questo percorso alle esigenze, alle aspirazioni che un numero significativo dei nostri studenti di medicina esprime, ma dimostra anche di essere in grado di sviluppare una progettualità che attraverso un percorso che pensiamo di instaurare prossimamente con il Ministero potrebbe davvero portare questo paese finalmente a formalizzare una via italiana a questo canale di formazione. Questo ci porterebbe finalmente a colmare una lacuna ormai pluridecennale con altre realtà, sia europee che extraeuropee, e a rispondere in maniera corretta e direi qualificante alle giuste aspirazioni e ambizioni che i nostri ragazzi dimostrano di meritare di poter raggiungere. Questo è il mio augurio per tutti. Questo programma che è stato realizzato presso l'Università di Milano Bicocca è un programma davvero molto interessante perché praticamente aiuta gli studenti, i giovani ricercatori e anche i neomedici ad affrontare il tema della pratica clinica declinandolo con competenze di carattere scientifico legate alla ricerca. E questa figura professionale che declina due componenti culturali e scientifiche diverse non fa altro che arricchire la figura professionale che può essere di grande vantaggio per il futuro. Immaginatevi davanti al lockdown cos'è successo. Abbiamo avuto tanto bisogno di ricerca e nello stesso tempo di clinici che potessero curare i malati. Ed è stato un momento quindi particolarmente felice aver potuto realizzare questo tipo di corso che ha migliorato la qualità e la formazione degli studenti.